Martedì 8 luglio 2014 ci troviamo a Firenze per un workshop organizzato da Action Group Editore in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Firenze. Il tema della giornata, del workshop di formazione, è proprio quello della riqualificazione edilizia, un tema quanto mai caldo. Il patrimonio edilizio italiano è molto vecchio e necessita di imminenti riqualificazioni, soprattutto per questioni legate al risparmio energetico e alla sostenibilità. L'obiettivo di questo convegno è formare tanti architetti e progettisti sui nuovi prodotti presentati dalle aziende e, grazie agli interventi degli importanti relatori presenti, anche a dare una visione più ampia di quello che è il futuro dell'architettura in Italia. Vediamo. Oggi abbiamo affrontato, diciamo, il tema della riqualificazione sostenibile attraverso, diciamo, le presentazioni di aziende partner che hanno presentato l'innovazione tecnologica, appunto, inserita in progetti di riqualificazione molto importanti su tutto il territorio nazionale e internazionale, e diciamo, con la presentazione di relatori istituzionali che hanno presentato metodologie di analisi e riqualificazione sia dei centri sportivi sia di edifici storici di alto pregio. Abbiamo visto che sicuramente il mondo dell'edilizia si sta interessando a 360 gradi in questa prospettiva, che sicuramente per il territorio nazionale e lo sviluppo dell'edilizia del futuro. Diciamo che la sostenibilità ha caratterizzato sia l'aspetto di diagnosi sia soprattutto l'aspetto dei componenti, perché tante aziende hanno intrapreso l'iter di sostenibilità dei propri prodotti attraverso anche certificazioni internazionali e oggi ne hanno data evidenza oggettiva. Quindi diciamo che anche oggi l'incontro ha avuto successo, è stato un incontro molto interessante e ho visto grande partecipazione da parte del pubblico.